Amici miei, come va? Benvenuti a tutti a questo nuovo video del canale. Io sono Luca e oggi volevo vedere con voi, siccome abbiamo attaccato le ventoline, volevo parlare di temperatura ottimale all'interno del reef. Allora ragazzacci, allora vorrei partire da qui. Come vedete, termostato impostato a 26 gradi io ce l'ho, quindi la vasca cerco di mantenerla a 26 gradi, siamo in estate e come vedete adesso la vasca è a 26,3, è acceso il raffreddamento e di fatto le ventole sono accese, ok, ventole piazzate a 45 gradi che mi battono su tutta la superficie della vasca. Sta facendo un caldo ragazzi questi giorni esagerato e fino praticamente a 4-5 ore fa avevo la vasca a 28 gradi e mezzo. Dopo casomai vi metto un video, praticamente io ho aspettato ad aggiungere le ventole per far abituare l'acquario ad una temperatura un po' più elevata. Di fatto io uso, no scusatemi, di solito ho la temperatura impostata su 24 gradi e mezzo, però sempre quando andiamo incontro all'estate lascio che la vasca inizi ad aumentare di temperatura tranquillamente da sola senza mettere niente, e poi quando vedo che ovviamente la vasca inizia a stare per troppo tempo, per periodi troppo prolungati, a temperature troppo alte, metto le ventole. E come avete visto abbiamo impostato il timer, il termostato a 26 gradi e non più a 24,5, perché 26 gradi mi sta bene come temperatura in vasca. Detto questo, qual è la temperatura perfetta da mantenere in vasca? 25 gradi, 25 gradi! No, c'è gente che mi dice 25 gradi è la temperatura ottimale, ragazzoli, ma non è così. Non è così perché ci sono diversi fattori da considerare, ok? E la temperatura è un tema abbastanza, diciamo, personale, ecco, diciamo così. E non possiamo basarci su 25 gradi va bene per tutte le vasche, non funziona così purtroppo, sarebbe troppo bello, perché semplicemente per alcuni fattori. Uno dei primi fattori ragazzi sono i coralli, ok, coralli molli, coralli LPS, coralli SPS, coralli LPS, che tipo di coralli SPS è, se è una acropora per esempio da superficie, se è una acropora da fondo, se è un SPS da mezz'altezza, se è un LPS di laguna, se è un LPS che vive diciamo in mare aperto, ok, e così via. Come ben capirete la differenza di temperatura c'è a differenti altezze, ok, della nostra barriera corallina, sia casalinga che naturale. E ovviamente i coralli che sono più in superficie sono esposti a tantissimo calore e calcolate che in estate soprattutto in Australia e in Indonesia scusatemi, esistono le maree, ok? Quindi immaginatevi sti pezzi di barriera corallina piene di agropore che improvvisamente con la marea abbassano il livello dell'acqua e questi coralli di giorno stanno praticamente esposti alla luce solare e al calore pazzesco. Adesso la temperatura dell'aria in Australia più o meno dipende un po' dalle stagioni, dal periodo dell'anno, può arrivare tranquillamente fino a 35-36 gradi sulla superficie, ok? Quindi capirete che un corallo di superficie, una acropora di superficie riceve per qualche ora, ok, non per 5 minuti, per qualche ora una temperatura di 30 e passa gradi, ok? Detto questo, ovviamente non tutte le acropora, non tutti i coralli che abbiamo in vasca sono di superficie, ok? E si cerca questa regola standard di 25 gradi in vasca, che sì, può essere una linea guida, ok? Quindi diciamo una sorta di standard da seguire, ma non è sempre così, perché appunto dipende dal tipo di coralli. Se abbiamo coralli di superficie siamo praticamente tranquilli che fino a 28-29 gradi tranquillamente resistono ad alte temperature, se abbiamo invece coralli di
profondità o comunque alcuni LPS, alcuni molli che non sono abituati ad alte temperature, ma non sono neanche abituati a 25 gradi, possiamo, diciamo, mantenerli tranquillamente. La questione qual è? La questione è che i coralli, ok, i nostri coralli, soprattutto quelli che abbiamo in vasca, se non sono selvatici, sono molto molto adattabili, ok? Quindi, essendo molto adattabili, possono sopportare dei range di temperatura differenti, ok? Che siano LPS, che siano SPS e che siano molli. Io, ragazzi, quello che vi consiglio è di cercare sempre, di ricercare soprattutto il nome dei coralli che avete per capire più o meno le caratteristiche e dove sono collocati nella barriera corallina, ok? In modo per capire appunto che temperatura potrebbero avere, che tipo di circolazione gli potrebbe, diciamo, li potrebbe favorire e così via, e anche illuminazione. E come vi stavo dicendo, anche con la temperatura potete, diciamo, giocarci abbastanza. Io personalmente non vi dirò mai mettete la vasca a 25 gradi, io personalmente vi do un range, ok? Da 22 gradi, ma pure 20, però da 22 gradi fino a 26-27 gradi la vasca vive tranquillamente. Adesso ci sono due fattori da considerare. Uno, diciamo, è l'impatto di questa temperatura, che sia alta o che sia bassa, sui nostri coralli. Alcuni coralli possono mantenere tranquillamente temperature alte per parecchio tempo, ok? Quindi per 1, 2, 3 mesi, mentre alcuni coralli, appunto, dipendendo dal tipo di profondità nella quale vivono normalmente, sono più abituati o meno abituati a temperature più elevate, ok? Quindi questo già è un primo punto da osservare. E il secondo punto dipende da voi, dove vivete. Perché? Perché se voi vivete in una zona tropicale o dove comunque fa abbastanza caldo, vi conviene abituare la vostra vasca ad una sorta di calore, ok? Quindi perpetuo, costante, comunque nella maggior parte dei casi costante, perché in questa maniera i coralli, come abbiamo detto, che sono abbastanza adattabili, sono anzi molto adattabili, e riescono ad adattarsi nella maggior parte dei casi tranquillamente, e li potete appunto far abituare alla temperatura che voi scegliete. Quindi se nella vostra zona fa freddissimo, ok, mettiamo che la vasca in casa ce l'avete a 22 gradi e non volete mettere il riscaldatore per portarla a 25 gradi perché la gente dice che 25 gradi sia la temperatura ottimale, potete impostare la vostra temperatura della vasca a 22 gradi, perché non succederà niente ai vostri coralli, soprattutto con temperature fredde. Con temperature più fredde i coralli vivono tranquillamente. Come vi ricordo sempre, c'è una differenza in base all'altezza, ok, della colonna d'acqua, sia ovviamente nel nostro acquario ma soprattutto in mare aperto. Quindi nel nostro acquario succede la stessa cosa. Nel nostro acquario, nella parte alta, diciamo che tramite le luci e un po' la circolazione, siccome l'acqua calda tende a mantenersi in superficie, nella zona, diciamo, più bassa, ok, abbiamo un'acqua leggermente più freschetta, di un mezzo grado e neanche chissà quanto. Altra cosa, dipende anche dove avete la sonda voi del vostro termostato, se avete la sonda in sump, se avete la sonda in vasca e così via, ok? Di solito io calcolo che da vasca a sump, siccome io la sonda ce l'ho da sump, c'è quasi un grado di differenza, ok? Detto questo, vi consiglio appunto di far abituare la vostra vasca a una temperatura, ok? E anche durante il corso del tempo, degli anni in generale, cambiare questa temperatura. Non è biologicamente sano per i coralli avere una temperatura standard, perché non è così nella loro biologia e nella natura in generale. È vero che noi ricerchiamo sempre una stabilità enorme nei nostri acquari e nella nostra vasca, però si può fare tranquillamente a meno di questa stabilità. Ovviamente che siano sbalzi piccoli e lievi, ovviamente, non che ci sia uno sbalzo aggressivo e esagerato. E per esempio quello che faccio io è, durante l'inverno, ok, mantengo la vasca a 23-24 gradi,
poi durante la primavera inizio ad alzare la temperatura a 24 gradi e mezzo, 25 gradi, e poi quando arriviamo in estate tendo praticamente a non toccare più la vasca, a farla salire da sola, ok? Diciamo, io comunque faccio un... osservo la vasca e osservo anche la temperatura, ok, durante il corso soprattutto dell'estate, e poi quando vedo che raggiungo i picchi più alti inizio a mettere un ventilatore, perché io uso le ventole, e imposto, come avete visto, la temperatura su 26 gradi, 26 gradi e mezzo, perché secondo me, dove vivo io e come ho allestito questa vasca, posso permettermi di mantenere la vasca a 26 gradi e mezzo. Quindi, ragazzuoli miei, non fossilizzatevi sulla temperatura a 25 gradi, perché è 25 gradi, però scegliete dei range, dei valori differenti di temperatura da mantenere nel vostro acquario marino e cercate di seguire quelli lì. Non ho mai visto problemi con vasche a 23 gradi, non ho mai visto problemi con vasche a 26-27 gradi. Ovviamente se portiamo la vasca a 30 gradi, lì possono esserci problemi, ma non vi sto dicendo questo, vi sto dicendo di mantenerle appunto in un range accettabile. Ok? E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile. Abbiamo aggiunto dei corallini nuovi, non so se li vedete, questa è una Acropora Yonghei, credo si pronunci così, una Bali Green Slimer, molto figa, alcuni Zoanthus là dietro, vediamo se me li riesco a mettere a fuoco, che questi sono dei Laser Lemon, poi li vediamo meglio con una vista dall'alto casomai. E nada más, gente, come dico sempre, spero che questo video vi sia stato utile e ci vediamo al prossimo video.